Ciao a tutti! Allora, oggi ho voluto fare un trucco con questo ombretto bellissimo che ho ripescato in tutte le mie varie cose sparse nel mio armadio, che è un ombrettino in polvere di Colors and Beauty, che tra l'altro ho l'impressione che stia anche finendo, perché non è che si capisce tanto bene. Sì, di Colors and Beauty è un ombretto in polvere fatto così, è alla pallina, così. Ed è un colore arancio, arancio dorato, oro, boh, un colore un po' strano. Ve lo faccio vedere sugli occhi. Ed siccome mi piace da matti, sono contenta di averlo ritrovato, anche se dubito che lo troverò ancora in giro, perché so che l'ho preso almeno un paio d'anni fa, un anno e mezzo fa. Quindi non so se dubito che lo ritroverò. Ho voluto appunto proporvi un trucco con questo bellissimo ombrettino. Quindi spero che vi piaccia. È un trucco molto semplice che poi in realtà si può fare anche con tantissimi altri colori, però io ero entusiasta di questo colorino. Quindi vi lascio al trucco e vi mando un bacione alla prossima. Ciao! Comincio applicando un po' di correttore sia per le occhiaie sia per le altre zone problematiche e io uso i correttori di questa palette della Kiko. Per le occhiaie utilizzo questo qua un po' più scuro, mentre per le altre zone problematiche utilizzo questo più chiaro. Lo prendo con il dito così. Vado a mettere quindi quello più chiaro, questo qui, al centro del viso e nelle zone un po' più problematiche. Sempre lo prendo sempre con il dito. Utilizzo questo, sempre questo qua più chiaro come base anche per il trucco degli occhi, che va benissimo per chi per esempio non ha il primer, il correttore appunto questo qua compatto va benissimo come base. Utilizzo il correttore in polvere, quello che usavo quest'estate perché fa ancora abbastanza caldo, quindi posso andare avanti a utilizzarlo. E ho questo qui della Deborah, il New Skin. Col mio pennellone faccio penetrare il prodotto nelle setole. Vado a stenderlo. Vado poi all'esperimento blush in crema, anzi in realtà questo è una mousse, sì, Soufflé Touch, sì, una specie di mousse della Essence, è fatto così, è un po' molle, ne prendo un po' con il dito e lo vado a mettere sulle guance, proprio come se fosse nella zona proprio del blush. Appena messo sembra che colori tantissimo, poi però ho visto che spandendolo per bene e sfumandolo bene comunque risulta abbastanza sfumato come effetto. Allora, quello che ho usato io è il numero 010 Fresh Apricot.
Devo dire che non lo consiglierei a chi ha le prime armi perché da stendere è veramente difficile. Lascia un effetto un po' bagnato sulle guance, però veramente non è per niente facile da stendere. Ok, vado a fare le mie sopracciglia con la mia matita solita della Rimmel. Le pettino prima. Allora vado a prendere il mio bellissimo ombretto di Colors and Beauty e lo stendo sulla palpebra mobile. Allora picchietto un po' così per far andare giù la polvere, che vedete poi ha questa pallina così, e poi lo stendo sulla palpebra mobile e lo sfumo con un dito. Vado poi a prendere con un pennello così, comunque un pennello da sfumatura qualsiasi va bene, il mio ombretto della Kiko, questo che è il numero 138. Ne prendo un pochino e lo applico nell'angolo esterno. Lo sfumo poi bene verso l'interno, giusto per dare un po' di profondità. Ok, ho rimesso un po' dell'ombretto di prima anche nella zona più interna per dare un po' più di luce. E poi con una matita marrone, io ho questa matita vecchissima della Rimmel Black Magic, in realtà è marrone però, numero 161, e la metto proprio una riga molto 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 sottile vicino alle ciglia. Ok, poi metto il mascara, il mio solito mascara della Pupa. Metto poi un po' di lucida labbra e io uso la parte lucida del rossetto Double della Kiko. Tra l'altro, avendo messo comunque un po' di correttore intorno al contorno labbra, dovrebbe, diciamo, prevenire la migrazione del gloss in giro per tutta la faccia. Ok, il trucco è finito così. Spero che vi sia piaciuto e vi saluto, vi do un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!